sottrazione tra frazioni. Vediamo un po', anche qui ci sono due casi. Abbiamo le frazioni che hanno lo stesso denominatore e frazioni che hanno denominatore differente. In realtà poi dopo in questo caso si praticamente trasforma in questo, ma adesso andiamo con ordine, vediamo. Frazioni che hanno lo stesso denominatore, come si fa a sottrarre tra loro frazioni in questo caso? Facciamo un esempio, 7 terzi meno 4 terzi. La frazione risultante non è altro che una frazione che ha come denominatore lo stesso denominatore, quindi 3, e come numeratore la differenza dei numeratori, quindi 7 terzi meno 4 terzi, che cosa fa? La frazione avrà come denominatore 3 e come numeratore 7 meno 4, quindi anche questo numeratore sarà 3, 3 terzi, quindi 1. Un altro esempio, 13 ventiquattresimi meno 11 ventiquattresimi. 13 ventiquattresimi meno 11 ventiquattresimi, denominatore 24, il numeratore 13 meno 11, 2 ventiquattresimi, cioè un dodicesimo. Chiaro? E come possiamo spiegarla? Come possiamo spiegare questo procedimento? Facciamo un altro esempio, 6 settimi meno 4 settimi, ormai siamo in grado di trovare velocemente il risultato, è una frazione che ha lo stesso denominatore, 7, e come numeratore la differenza dei numeratori. Ora, osserviamo un attimo questo disegno. Qui abbiamo un tiramisù, il nostro famoso tiramisù, ok? Partiamo, il punto di partenza, cos'è? 6 settimi, quindi capite che io divido il mio tiramisù in 7 parti e ne prendo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosa significa? Ho fatto il tiramisù, l'ho messo lì sulla finestra, non per raffreddare perché è già freddo, e però qualcuno passa, un nostro amico passa e si prende una fetta di tiramisù, esattamente un settimo. Quindi quello che mi è rimasto è 6 settimi di tiramisù. Io, il punto di partenza è questo, vedete, 6 settimi, questi qui. Ora, passa un altro vostro compagno e se ne mangia addirittura i 4 settimi, è stato più onesto l'altro, che se ne era mangiato solo un settimo. Quindi cos'è che si mangia di quello che è rimasto, di questi 6 settimi che sono il punto di partenza? Se ne mangia 4 settimi, cioè 1, 2, 3, 4, vedete questi 4 qua. Quello che rimane sono questi due, quindi 6 settimi di tiramisù, quelli che erano rimasti, meno 4 settimi, rimangono 2, questi 2 settimi, chiaro? Ora, attenti, nelle frazioni invece che hanno diverso denominatore, l'algoritmo è questo. Prima di tutto, buona politica sempre, semplificare dove è possibile le frazioni. Dove è possibile, dove non è possibile, naturalmente le lascio così. Poi, trovare le MCD, poi scrivere l'MCD e tracciare sopra di esso una linea di frazione, poi per ogni frazione presente dividere l'MCD per il denominatore e moltiplicare il quoziente ottenuto per il numeratore. Sembra difficile, ma in realtà è quello che avevamo visto per l'addizione, è identico il procedimento. L'unica cosa che cambia cos'è? Il segno, non ci sarà più il più, ma ci sarà il meno. E poi faccio l'operazione e ottengo il risultato. Facciamo un esempio, 3 quarti meno un settimo, ok? Denominatore, allora innanzitutto semplifico dove possibile, ma 3 quarti non è semplificabile, perché 3 e 4 non sono primi tra loro, e un settimo rimane così, un'unità frazionaria. Trovo l'MCD tra 4 e 7. Tra 4 e 7, che cos'è l'MCD? Beh, in realtà è il minimo comune multiplo. Dovrei servire a semplificare, scusate, a ridurre ai fattori primi 4, il 7 è un fattore primo, e poi dopo trovare i fattori comuni, non bla 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 bla. Ma scusate, il trucchetto qual è? Prendo il più grande, 7. 7 multiplo di se stesso? Di sicuro. Di 4? No. Facciamo la tabellina del 7. 14. Multiplo di 7, non di 4. 21, multiplo di 7, ma non di 4. 28, multiplo di 7, anche multiplo di 4. 28 è l'MCD. 28, 28, adesso cosa devo fare? 28 è l'MCD. Devo dividere per il denominatore e moltiplicare per il numeratore, per ogni frazione presente. 28 diviso 4, 7 per 3, 21, e scrivo 21. Metto il meno, 28 diviso 7, 4, per 1, 4, eccolo qua. 21 meno 4, 17 ventottesimi. 17 ventottesimi non è semplificabile, quindi è il risultato. Ragazzi, molto semplicemente, guardiamo adesso un'operazione leggermente più complessa dove inseriamo sia un più che un meno.
2 quinti più 5 sesti meno un terzo. Allora, 2 quinti più 5 sesti meno un terzo, denominatore comune, prendo il più grande, 6. 6 è multiplo di se stesso? Sì. Di 3? Sì. Di 5? No. Facciamo la tabellina del 6. Io prendo 6 perché è il più grande. 12 è multiplo di 6, di sicuro è la tabellina. È multiplo di 3? Sì, 3, 6, 9, 12. È multiplo di 5? No. Quindi 6, 12, 18. La stessa cosa va bene, ma non va bene per il 5. 24 va bene per questi due, ma non per il 5. 30, eccolo lì. 30 è multiplo sia di 5 che di 6 che di 3. Ed è il più piccolo, quindi è l'MCD cercato. 30. 30 diviso 5, quanto fa? 6 per 2, 12. Più 30 diviso 6, 5 per 5, 25. Meno 30 diviso 3, 10 per 1, 10. 12 più 25 meno 10, 27 trentesimi. Ma 27 trentesimi è semplificabile in 9 decimi. Vi faccio notare, ragazzi, che questo esercizio in realtà non è altro che l'esercizio che noi facciamo quando trasformiamo le frazioni con nello stesso MCD. 2 quinti più 5 sesti meno un terzo. Allora, 2 quinti, 5 sesti, un terzo. Se io voglio ridurle tutte al denominatore comune usando appunto il 30, vedete, vi ricordate questi esercizi che facciamo, che abbiamo fatto ormai, fatti tantissimi? Allora, cosa succede? Il 5 per diventare 30 è stato moltiplicato per 6, quindi è 12 trentesimi. Il 30 è stato moltiplicato, il 6 è stato moltiplicato per 5, è diventato 30, quindi 25 trentesimi, e qui abbiamo 10 trentesimi, ok? Abbiamo trasformato queste frazioni, queste, gli addendi, in frazioni equivalenti con lo stesso denominatore. Guardate che cosa faccio, 2 quinti è uguale a 12 trentesimi. 12 trentesimi più 25 trentesimi, cosa mi fa? Mi fa 37 trentesimi. 37 trentesimi meno un terzo, che è 10 trentesimi, mi fa 27 trentesimi, cioè esattamente il risultato che ho ottenuto. Però il procedimento che vi invito a imparare è questo qua, chiaro? Quello della linea di, che è quello più immediato, più rapido, è quello anche che vi permette di sbagliare di meno.